Ciao, ciao a tutti, bentrovati, bentornati o benvenuti se è la prima volta che passate dal mio canale, da me, dalla Eli. Oggi un video di sola creatività, maglia e uncinetto, ve l'avevo promesso. In questo mese mi sono ritrovata ancora con gli aghi in mano, con i ferri in mano. E questo grazie al mio gruppo del venerdì sera, le creative del venerdì sera, le amiche del venerdì sera, che mi hanno fatto riscoprire la bellezza di dedicarmi ancora ai miei lavori manuali. E ne avevo proprio bisogno perché è stato un mese molto molto intenso, molto faticoso, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico, perché a me piacerebbe fare tante cose, anche a livello di volontariato, ma vabbè, le mie forze non sono più quelle di quando avevo 30 e 40 anni e me ne accorgo molto bene. E quindi anche per così staccare un po' la mente da tutte le cose, dall'organizzazione, dal pensare, dalla preoccupazione dell'organizzazione delle serate, del cibo da preparare, così mi sono ritrovata ancora con i ferri in mano. L'uncinetto in mano, quindi oggi non guarderò il tempo che durerà questo video, non mi interessa perché in questo periodo sicuramente, come avrete visto, i video sono molto molto meno. Ho poco tempo, ci sono le belle giornate, si esce, si sta in compagnia, si fanno gli aperitivi, ci si incontra, ci sono relazioni che sono le cose importanti che sostengono la vita. Insomma, la vita per me è fatta di relazioni importanti, di relazioni che voglio costruire. Per me nella vita le relazioni sono davvero molto importanti. Io non riesco, per esempio, a partecipare alla vita di una comunità se all'interno di questa comunità non ho delle relazioni profonde, delle relazioni di amicizia, delle relazioni anche di collaborazione. Perché sono fatta così, insomma, anche sul lavoro cerco sempre di creare un rapporto profondo di amicizia, di legame, di rispetto, anche di scambio di opinioni che a volte possono essere completamente diverse, ma sempre nel rispetto del pensiero dell'altra persona, come presumo che l'altra persona faccia nei miei confronti. E quindi vabbè, il tempo chiaramente in estate è molto meno, poi quando ci sono le giornate calde diventa anche abbastanza faticoso fare i video, prepararli, perché vabbè, comunque ci vuole del tempo, quindi da qui a settembre sicuramente ci saranno meno video perché il tempo dedicato alla vita all'esterno di YouTube è sicuramente tanto. Da settimana prossima dovrò ricominciare a pensare insieme alle persone che vengono con me, i miei amici, al campeggio estivo e alla preparazione delle prime cose da portare, quindi va bene così. Ma basta chiacchiere, veniamo subito ai due lavori che finalmente sono riuscita a terminare. Uno era iniziato da secoli ed è, penso l'abbiate vista, sui social la tote bag di con Veronica. Dopo vi metto comunque tutto nell'info box. Ricordatevi che nell'info box vi metto tutte le informazioni, tutti i link ai pattern che ho fatto, che vorrei fare, i link ai filati, insomma, tutto quello che posso ve lo metto nell'info box. Se eventualmente mi dimentico qualcosa, voi me lo scrivete nei commenti perché le cose da farvi vedere e da raccontarvi sono tante. E io lo aggiungo. Allora, la borsa che ho terminato è questa, che è semplicissima, ma veramente semplicissima. Vedete, è fatta tutta a legaccio. È un rettangolo dove l'altezza, diciamo, è 3 volte la misura della base. Io per la mia borsa ho fatto 38 centimetri di base e quindi 38 per 3 fa 114, giusto? O la matematica è ancora un mio problema, dovrebbe essere 114 più o meno. Questo modello l'avevo visto dalla mia amica Claudia BN, che ha anche lei un canale, che non lo dico in francese perché non sono capace, la Clavel Hélène.
potrebbe essere così, comunque vi lascio anche questo scritto sotto, l'aveva mostrato in un suo video qualche video fa e io mi ero innamorata di questa borsa che avevo già fatto in stoffa, è una borsa dal modello giapponese. E vedendola fatta a maglia e poi l'ho trovata anche fatta all'uncinetto, mi è subito piaciuta e l'ho iniziata con questo filato che ho acquistato nel paradiso della lana, che è la casa del gomitolo che si trova a Seregno, se non sbaglio. È abbastanza vicino da Lecco, quindi ogni tanto io e Mattia andiamo a farci un giretto. È un negozio che vende fisicamente e non online, però ha anche un account su Instagram che poi vi metto e ci sono sempre delle cose bellissime. Poi loro diciamo vanno nella zona di Biella, recuperano magari quelle che sono dico i fondi per modo di dire delle collezioni di grandi marche e le rivendono nel loro negozio a prezzi imbattibili, credetemi, imbattibili. Questo filato, e questo è quello che mi è avanzato, a parte forse un campione che avevo fatto ma che non ho disfatto, è un filato, come vedete, molto molto grosso. Di un colore che vira dal bianco al grigio, ci sono tanti capi, come vedete, che sono arrotolati. E all'inizio l'avevo scelto per fare una giacchina, poi il modello della giacchina non mi veniva, non so, probabilmente ero io che non capivo il modello in inglese, probabilmente non era il momento della giacchina e quindi mi sono stancata, ho piantato lì la giacchina, ho disfatto. E quando ho visto questo modello, ho detto: questo è il filato adatto. È un filato molto 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 morbido, ma molto sostenuto. Perché, come vedete, io l'ho già usata, ci ho messo il portafoglio, le chiavi, i fazzoletti di carta. Certo, non ci metto quello che generalmente ci metto nella mia borsa, perché nella mia borsa c'è il mondo, ma veramente il mondo. Ma per uscire, per fare una passeggiata con dentro il portafoglio, il cellulare, le chiavi, ci sta benissimo, non si appesantisce, non si deforma ed è un modello molto molto carino perché è semplicissimo, ma ha questa costruzione particolare che adesso vi mostro che lo rende molto molto originale. Allora, il filato che ho usato io l'ho lavorato con i ferri del 6. È un 70% merino e un 30% acrilico e la mia borsa in totale pesa 426 grammi. Allora, vi faccio vedere. Questo è un modello gratuito, quindi penso di poter far, cioè vabbè, vi faccio vedere comunque la fotografia, di certo non le istruzioni. Questo è il modello che ha fatto la designer, vabbè, come cavolo si dice, lo sapete. Questo è un modello che non è quello che ho fatto io, stiamo già facendo degli errori, Eli. Mentre il modello che ho fatto io è questo. Ed è troppo troppo carino, io me ne sono innamorata e ho provato a farlo. Che cosa ho fatto? Ho preso la pagina del blog sul quale è pubblicato questo pattern gratuito, l'ho messa in Translate e ci ho lavorato sopra. Di per sé è veramente un modello semplice che non ha quasi neanche bisogno di una traduzione perché guardate qui la costruzione è praticamente un rettangolo, ma poi nel link che vi metto lo vedete bene e diciamo è il modo in cui si piega questo rettangolo che crea la borsa. Mi sono divertita moltissimo. All'inizio di ogni ferro c'è un bordo ad I-cord creato apposta perché poi quando si cuce appunto invisibile viene questa lavorazione che rimane veramente molto 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 perfetta, non si dice, ma rimane veramente molto bella, molto pulita ed è veramente semplice. È una borsa che mi piace tantissimo, un modello che consiglio se vi piacciono le borse, se vi piace comunque un lavoro da fare ad occhi chiusi.
Io questo l'ho terminato guardando i vari video, guardando le serie alla TV, un modello rilassante che è quasi impossibile sbagliare. E poi l'ho terminata con questo, non è finita molto bene, ma non riuscivo in nessun modo a cucire la macchina. Con questo manichino di supporto in pelle, avevo dei ritagli di pelle acquistati ma centinaia di anni fa, ma ovviamente sapete che nella mia craft room c'è di tutto e di più, se cerco qualcosa prima o poi lo trovo. E quindi niente, rimane proprio indossata. Così adesso cerco di alzarmi e di farvela vedere. Sono con il mio vestitino da casa, sono nature. Vedete? Rimane davvero anche molto su, cioè, veste anche bene, diciamo, anche se è una borsa, veste molto molto bene. E questo è il primo modello che ho terminato, nel senso che era veramente tantissimo che l'avevo iniziato. Come vedete, poi con questa non è la mia mano, io, vabbè, sì, ho una mano molto regolare, però con questo filato, guardate, proprio il punto rimane precisissimo. Diciamo che lavorare con i ferri così grossi non è proprio la mia passione, però vabbè, ci sta ogni tanto. Io preferisco i filati sottili, ma per questa borsa ovviamente era necessario un filato abbastanza sostenuto, anche se morbido. Quindi questo è il modello che vi lascerò poi nell'info box, molto semplice, molto carino, che davvero dà un sacco di soddisfazione, soprattutto dopo che avete terminato la vostra borsa. E questo è uno. Il secondo modello che ho, lo metto di qua, iniziato invece e terminato quasi subito nel giro di pochissimo, è lo scialle giallo e viola della mia amica Irene Lecchi, che conoscerete tutti. Questo è il modello che io ho acquistato su Ravelry. Mi ha colpito subito perché è uno scialle abbastanza semplice, o comunque per le esperte di knitting è sicuramente uno scialle semplice. Per me, che mi reputo sempre una neofita perché io imparo sempre da tutti i modelli che faccio, è uno scialle che mi ha insegnato tante cose, ho imparato tante cose. Mi è piaciuto molto perché c'era appunto questo scambio di colori nella lavorazione a legaccio. E poi c'era questo bordo fatto a pizzo con dei pippiolini. Mi sembrava un modello semplice, comunque divertente per poter ricominciare. E mi è piaciuto davvero tantissimo, tant'è che l'ho finito più o meno circa un mese fa. Cioè, non circa un mese fa, l'ho iniziato un mese fa e l'ho finito ora. Questo è lo scialle. Bello, bello, bello. Grazie Irene, perché mi è piaciuto davvero tantissimo farlo. Sono contenta del filato che ho utilizzato. Ecco, vedete, questo è il bordo. Mi sembra di non aver fatto neanche un errore, spero almeno. Mi è piaciuto perché è un pizzo divertente, semplice, ma che ha un bellissimo effetto. E devo dire anche la successione dei colori, c'è questo rosa, questo grigio e questo color ottagno, che è uno dei miei colori preferiti. Come ho fatto a scegliere il filato? Siccome la mia camera hobby in questo momento è letteralmente piena di scatoloni, scatole, perché poi dobbiamo metterci un mobile che abbiamo recuperato, quindi quando saremo in vacanza sistemeremo anche quella. Alla prima scatola che sono arrivata di filati, e ne ho veramente tante, ho tirato fuori le prime matasse che uscivano. Le prime matasse che uscivano sono state quelle del filato Puna della Drops e così ho fatto. Io ho utilizzato due matasse di Puna color, aspettate che adesso lo vedo, color 5, che adesso come adesso non so quale sia. Due matasse del color 9 e due matasse del color 15. Sono 50 grammi per matassa per 110 metri, quindi più o meno 220 metri di filato in ogni 100 grammi. Quello che mi è avanzato, e sono contentissima perché non mi è avanzato nulla,
del grigio e questa pallina, del rosa e questa pallina sono simili, mentre dell'ottanio questa che è un po' più grossa. Sono contentissima perché non ho avuto avanzo e devo cominciare a far fuori tutte le mie scorte, che sono veramente molto 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 numerose. Allora, che cosa ho imparato? Ho imparato a fare il cambio colore. Era la prima volta che utilizzavo un modello dove si dovessero cambiare i colori ogni due righe, e questa è stata la prima cosa che ho imparato. No, ma mi piace davvero tantissimo, ragazzi. Brava Irene, un bellissimo modello, adatto anche alle principianti, dove c'è sì una certa ripetizione, quindi lo riuscite a fare tranquillamente, a parte gli aumenti che ci sono all'inizio del ferro per lo scialle, alla fine è una cosa che scorre e va via. E poi invece quando arrivate ovviamente al pizzo c'è da metterci un attimino di attenzione, soprattutto se come me non siete abituati a fare i lace. Poi ho imparato a fare questi pippiolini che avevo già fatto in un altro scialle, ma che non mi erano venuti così bene, e devo dire che sono contenta di me stessa, mi piace davvero tantissimo. È un filato molto caldo, vedete, adesso lo metto su, ma ragazzi va bene, quindi perfetto per i miei inverni in ufficio. Mi piace davvero tantissimo, morbido, non pizzica, un po' pelosetto. Con i filati della Drops io mi sono sempre trovata bene, sono dei filati che hanno un giusto compromesso tra qualità e prezzo. Li consiglio per chi inizia a lavorare e non vuole spendere tantissimo, ma anche per chi vuole un buon filato ad un prezzo accessibile, quindi per me sono davvero ottimi. L'ho bloccato con una certa difficoltà perché era abbastanza lungo, quindi io l'ho bloccato per piegando la metà così, e poi con una passata di vapore ho tolto la riga che si era formata in mezzo. Mi piace davvero tantissimo. Un modello, a cui sto facendo vedere il rovescio, un modello che vi consiglio assolutamente, un modello lo definirei spensierato, che uno può fare tranquillamente senza troppa difficoltà, e mi è piaciuto tanto tanto tanto. Lo trovate su Ravelry, il modello si chiama appunto giallo e viola di Irene Lecchi, che ringrazio perché ha fatto questo bellissimo modello. Ma ora veniamo a quello che ho in corso, per dopo vi faccio vedere quello che vorrei fare, che poi non so neanche se farò. Allora, ho scoperto per caso dalle mie amiche del venerdì sera che quest'anno Viva Vittoria nel mese di novembre sarà a Lecco, nella nostra bellissima piazza Cermenati, che è al centro della nostra città ed è abbracciata dal lago e dalle bellissime montagne che ci circondano. E Viva Vittoria, presumo che ormai lo conoscete tutti, è un'associazione che diciamo, cerca di sensibilizzare contro la violenza sulle donne, e quello che ci chiedono è di fare dei quadrati 50x50 o all'uncinetto o a maglia, che poi verranno uniti, formeranno delle coperte che copriranno l'intera piazza, in questo caso di Lecco, ma l'hanno fatto in tantissime altre città d'Italia, e poi il ricavato di queste coperte verrà poi donato alle associazioni contro la violenza sulle donne. Mi è piaciuto tantissimo, sono orgogliosa che quest'anno sia a Lecco, quindi invito tutte le ragazze e i ragazzi, le donne, gli uomini che sanno lavorare a maglia, che sanno lavorare all'uncinetto, di partecipare a questa iniziativa, perché è un modo divertente, perché possiamo lavorare a maglia o all'uncinetto, ma lo scopo è sicuramente uno scopo importante. E poi potremo vedere, diciamo, quello che è stato realizzato con quello che noi abbiamo, col nostro piccolo contributo. E quindi ho deciso di fare qualche prova all'uncinetto. Avevo questo cotone, che è un cotone davvero molto molto grosso, che è un cotone che ho comprato secoli fa, Claire, non mi ricordo neanche più dove l'ho comprato, e questo è la fascetta. Ne ho di tantissimi colori, e ho, oh mamma mia, vabbè, lo raccogliamo dopo.
ed ho, aspetta che adesso lo togliamo da qua, provato a fare questo motivo. L'ho preso da questo libro che è di Sara Hazel, Collezione di punti a uncinetto con diagrammi, che è un libro poi tradotto in italiano, e il motivo che io sto provando a fare è il punto girandola, che è questo. Vediamo cosa ne esce. Sto così, mi sto divertendo, mi piace. L'ho fatto con un cotone abbastanza grosso perché volevo riuscire a capire bene come erano i punti. Non mi dispiace al momento l'effetto. Se poi verrà bene, farò un contorno di punto basso o punto bassissimo, vedremo come viene, e questo sarà la mia prima mattonella 50x50. Se riesco ne vorrei fare altri, sono lavori appunto molto abbastanza piccoli, che non richiedono tantissima attenzione, soprattutto adesso che inizierà questo caldo spaventoso che ci stanno dicendo arriverà nella settimana prossima. Sono anche lavori che non cacciano caldo, come dico io. Mentre per lavori che cacciano caldo, sono andata avanti un po' con la mia mega copertona. Come vedete, ho praticamente raddoppiato il modulo, quindi sono ripartita da qua e sono andata avanti. Mi sta piacendo davvero tantissimo e dovrei concludere raddoppiando questa larghezza. La lunghezza è la lunghezza di una coperta da letto singolo che arriva sotto al cuscino. Poi eventualmente con il bordo potrò allungarmi un attimino, ma mi piace davvero tanto. Sto usando dei filati che ho acquistato sul sito di Attic 24, che sono i filati che lei consiglia. Mi spiace solo che arrivando dall'Inghilterra probabilmente ci sarà la dogana da pagare, perché sono dei filati acrilici favolosi. Per le coperte preferisco usare l'acrilico perché sono quelle cose che metto in lavatrice più spesso, poi avendo in giro il cane con tutti i peli ovviamente queste vanno in lavatrice, e questo è un acrilico stupendo, veramente stupendo. Io ne ho ancora per finire questa coperta e per farne un'altra, e penso però che poi comprerò ancora quel filato perché mi piace davvero tanto. È un motivo granny semplicissimo e sto alternando appunto dei colori che io ho abbinato a delle stagioni, cioè l'inverno, l'autunno, la primavera e l'estate. Questi sono un po' la scelta di colori che ho fatto. Questo è il motivo, come vedete, molto semplice. Anche questo è un lavoro rilassante, peccato solo che questo acrilico scaldi tantissimo e quindi non sempre riesco a prenderlo in mano. Poi chiaramente andando avanti diventa sempre più pesante e si fa fatica, insomma, cioè sulle gambe quando ce l'avete su lo sentite, tiene un caldo veramente micidiale. Ma veniamo ora ai lavori che vorrei fare quest'estate. Il primo è questo. E udite udite, mi sono avvicinata ad un pattern in inglese senza farne la traduzione. Probabilmente era arrivato il momento, probabilmente adesso ho un po' più di tempo e quindi io sono già comunque in vacanza quando finiscono le scuole e quando finiscono tutte le cose. Io mi sento già in vacanza, anche se le mie vacanze saranno soltanto ad agosto. È un pattern che non vedete bene qua perché l'ho stampato in bianco e nero perché avevo finito la cartuccia del colore, che è tratto dal libro Anthology 2 di Kerry Bostick Hogg. È una stilista, una designer che mi piace tantissimo, ho acquistato qualche anno fa l'ebook e adesso è arrivato il momento di provare a fare un modello. Modello che più semplice non si può veramente, perché non potevo partire da un modello difficile, soprattutto se in inglese. Il filato che sto usando è una meraviglia. Allora, è un cotone gasato. Sono andata a capire, a cercare la definizione di cotone gasato, e adesso ve la dico, un cotone che una volta ritorto viene passato in maniera velocissima su una fiamma di fuoco in modo che bruci tutto il pelo in eccesso del filo ritorto e lo rende più morbido, più liscio e più leggero. È una cosa meravigliosa. Io questo ne ho comprato 650 grammi
alla casa del gomitolo. Non c'è l'etichetta perché presumo che sia appunto uno di quei fondi che loro recuperano, ma a guardarlo così, a guardare la descrizione, a guardare la fotografia, a me sembra il soft cotton della Lange. È una cosa meravigliosa. Ho fatto già il campione ed il campione è giusto. Si lavora tutto a maglia rasata. Qui adesso voi non lo vedete. Il pattern si chiama Lake T, Lake T. Vediamo se si riesce a capire da questa fotografia. Comunque è davvero semplicissimo. Non penso che vediate qualcosa, però. Ha una parte di legaccio che prende praticamente tutto, non mi ricordo neanche più i termini, ragazzi. Diciamo che prende la spalla e la parte dello sprone, si dice così, sì. È tutto legaccio qui. Si parte dal basso, quindi si parte dal basso facendo prima il davanti e poi il dietro, si unisce sotto le ascelle, questo è quello che ho capito dal modello. Ci sono degli spacchettini qui da parte fatti con un I-cord in modo che rimanga molto regolare. Io sto facendo la 1, 2, 3, 4, la quinta misura, anche se che ha un agio comunque tutto il pattern ha un agio di 17 centimetri, che mi sembra un po' eccessivo. Io, essendo anche robusta, non vorrei che fosse troppo, quindi adesso decido se fare quella prima che ha un agio inferiore, visto le mie misure, oppure questa. Mi sono stampata la traduzione dei termini all'inglese che ho trovato sia sul libro, in fondo al libro. Io l'ho trovata sul sito Amigurumi World Knitting School, dove ci sono quattro pagine fitte fitte. No, scusate, non quattro pagine, due pagine fitte fitte di termini dall'inglese all'italiano per capire un attimino come fare. Mi sembra di aver capito tutto, ve lo dirò tra un mese se l'avrò finito. Questo comunque è il pattern e poi ve lo lascio nell'info box. Volevo qualcosa anche qua di semplice che non mi facesse tantissimo ragionare, poi appunto essendo il primo pattern in inglese che affronto, una cosa che non sia troppo difficile. Anche questo si lavora con un ferro del 6. Io per raggiungere il campione ho usato un ferro del 6 e mezzo ed è perfetto, sono 14 maglie in larghezza e 19 in altezza, se non ricordo male, vediamo. Esatto, sì, viene giusto e poi vedremo. È una cosa meravigliosa. Sembra quasi caldo cotone, io non lo so. È leggerissimo e penso che sia portabilissimo a settembre, ma anche in autunno con sotto magari una camicia, una maglietta a manica lunga, in modo che il corpo rimanga caldo e le braccia siano un po' più leggere, soprattutto in questi momenti dove la menopausa la fa da padrona. E questo è un lavoro che inizierò stasera, no, perché vado al concerto di Eugenio Finardi, che è il regalo che Paolo mi ha fatto per il compleanno, ma lo inizierò domani. Ebbene, che altro vorrei fare? Sempre girovagando in questi giorni sui vari siti, su Ravelry e quant'altro, ho trovato dei progettini a maglia che mi sono piaciuti tantissimo, che mi pare di aver capito. E sono sempre progetti gratuiti di Purl Show. E queste sono delle presine fatte ai ferri. Ritorno alla moda delle presine perché mi piacevano come schema. Perché in parrocchia abbiamo bisogno in cucina delle presine, e quindi ho detto: ma perché? Ho tanto di quel cotone da far fuori che è il caso che lo utilizzi. E allora ho deciso di provare a farle. È tutto un lavoro di ferri accorciati. Rimane una specie di rettangolo. Ve la faccio vedere molto bene perché mi piace davvero tantissimo.
rimane un rettangolo, vi faccio vedere il disegno, che poi viene unito tirando il filo. Anche questo mi sembra molto semplice, vediamo se riesco a farlo. E questo è il primo progetto di Presine, ma non stanca, ne ho trovato un altro, quindi questo sono Presine circolari, che vanno sempre bene, anche da fare per esempio dei regalini a Natale. Queste invece sono rettangolari, mi piacciono tantissimo. E sono sempre modelli gratuiti, che poi vi lascerò. Mi piace molto, le trovo molto fine, sono doppie, quindi sicuramente riparano dal calore. Guardate che belle. E io ho deciso di utilizzare questo cotone che avevo da tempo in memore, il safran della Drops. Adesso qui vi ho portato qualche combinazione, ma poi vedremo, perché no, anche così, perché no, così, ma di colori di questo cotone ne ho veramente tantissimi. C'è anche il bianco che sta bene, bianco e azzurro, questo è proprio un bianco ottico bellissimo. E nulla, questi sono un po' i progetti che vorrei fare a maglia. Ultimo progetto che invece vorrei fare all'uncinetto, e questo l'ho trovato su Ravelry, fa di quelle cose meravigliose. L'autrice è Aradiyato, sì, schema all'uncinetto di Aradiya Toys, Mini Annie. No, vabbè, dai, ci porta verso l'inverno con queste due rennine meravigliose. Voi mi direte: ma cosa ti servono? A niente, cioè non servono a niente, sono soltanto belle da vedere, perché alcune volte si fanno delle cose che sono belle ma che non servono a niente, e questo per me è meraviglioso e lo vorrei sempre fare con questo cotone, perché tanto ne ho degli scatoloni pieni. Mi piace tantissimo, è un modello che ho trovato in italiano, perché vabbè, se alla maglia mi sono avvicinata all'inglese, per arrivare all'uncinetto ci aspettiamo, aspettiamo ancora un po'. Qui è realizzato con il Catania Originals, ma io ho provato il Catania, è molto simile a questo cotone. Io avevo questo e quindi non mi sembrava il caso di utilizzarli. Guardate che meraviglia, cioè, guardate quanto sono belli. Ce ne sono tantissimi su Ravelry, c'è una scelta pazzesca e ho deciso di approcciarmi a questi amigurumi. Bene, io ho finito tutte le cose da farvi vedere. Ho già stampato altri progetti che vorrei fare, ma li vorrei fare da settembre, perché uno è uno scialle molto bello, ma molto grande, molto pesante. E aspetterò, però non voglio iniziare troppe cose, perché poi mi conosco, mi stanco, mi stufo, poi dopo 6 mesi devo ridisfare tutto, e quindi partiamo con dei piccoli progetti e vediamo un po' dove arriviamo. Vi farò poi, non so se sai, se sarà il prossimo video o un altro nei prossimi mesi, con i lavori al punto croce, con i lavori che ho già fatto al punto croce, che ho in giro per la mia casa. Vi farò vedere un po', perché anche il punto croce nella mia creatività ha una storia molto importante, iniziata da bambina. E che altro dirvi? Non ho abbandonato la cosmesi e tutte queste cose, no, assolutamente non preoccupatevi, però nella personalità della Eli ci sono tante sfaccettature che ogni tanto tac, 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 riemergono. Io ho combattuto anni con questa cosa, perché mi sentivo sempre in difetto sul fatto che io avessi troppe passioni e ne cominciassi una e poi la lasciavo lì e poi me ne tornava un'altra e la lasciavo lì. Alla fine ho fatto pace con me stessa, io sono così, mi accetto per quello che sono e spero che possa piacere anche a voi che sul canale ci sia davvero un po' di tutto. Ricomincerò anche a guardare
i video degli amici di YouTube, perché davvero in questo mese è stato abbastanza difficoltoso, non avevo il tempo e poi con il caldo faccio veramente fatica, perché ve l'avevo già detto, io non riesco a tenere le cuffiettine, quelle piccole, nelle orecchie perché mi cadono e quindi non riesco ad ascoltare usando le cuffie quelle grosse da musica. Dopo un video o due comincio a star male perché mi manca l'aria e quindi smetto. Quindi vabbè, è proprio un momento di transizione verso l'autunno. Pian pianino, non dico che recupererò perché i video che ho perso sono tantissimi. Ogni tanto vado di qua, vado di là. Portate pazienza. L'estate è fatta anche di tante altre cose, come spero che lo sia anche per voi, insomma. Io vi saluto, mi avete visto oggi nella mia versione naturals, perché non ho senza trucco e senza inganno, non riesco assolutamente a mettere niente se non le cose basilari della mia skincare, ma fa veramente troppo caldo. E quindi diciamo sono così, per rubare tra virgolette il titolo della mia, diciamo il nome del blog della mia amica Laura Adani, che è tanto che non sento più e che non vedo su YouTube, spero stia bene. Io così come sono così, con le mie molte sfaccettature creative e non solo, con il mio saltellare da un hobby a un altro, ma piacendomi tanti hobby, ogni tanto dedico un po' a uno, un po' all'altro, ritorno nelle cose che abbandono ed è un po' così, io sono fatta così, ecco, solo negli affetti sono fedele per fortuna. Io vi ringrazio, vi auguro una buona continuazione di estate, spero che stiate godendo di queste belle giornate nonostante il caldo, che possiate ritrovare anche tante persone che magari durante l'inverno si perdono un po' di vista, ma con il fatto che ci si può incontrare fuori in montagna con delle passeggiate, un aperitivo, una grigliata, si riesca così anche a riallacciare qualche rapporto umano che fa sempre bene. E niente, ci vediamo al prossimo video che non so quando sarà. Vi abbraccio, vi mando un bacio, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e sono davvero molto contenta di essere ritornata in questa fase creativa della mia vita. Un abbraccio e a presto, grazie!